il marchese Giambattista Giorgini, artefice dell'alta moda italiana, in un raro documento d'epoca. 1950. Mi occorse quasi tutto l'anno, durante il quale feci frequenti visite a Milano, a Roma, nelle varie città d'Italia, per trovare delle giovani case di moda che volessero seguirmi in questa mia iniziativa. Finalmente riuscii a metterne insieme 10. Ciascuna doveva farmi 18 modelli. Volevo mostrarli all'inizio del 51, quando appunto Parigi in quell'epoca mostrava la prima settimana di febbraio. E io speravo di riuscire a convincere i compratori delle case americane che io rappresentavo a venire a Firenze dopo Parigi. Vennero qui, in casa mia, l'indomani mattina. E proprio in questa stanza qua, io feci questa prima sfilata. Naturalmente io ero in un angolo della sala col cuore che mi batteva in gola. Questi compratori esperti di moda venivano da Parigi, avevano visto tutte le collezioni già a Parigi, questo era il giorno dopo, sicché proprio non potevo vedere dalle loro espressioni se questa collezione piaceva o non piaceva. Terminata la sfilata, mi avvicinai a questo gruppo di compratori per sentire qual era la loro reazione. Entusiasti. Questo gruppo di 5 compratori americani, che erano nomi molto importanti, tornarono in America con un tale entusiasmo che quando feci la seconda sfilata, organizzai la seconda presentazione della moda italiana, vennero giù dall'America in 300 fra compratori e stampa. Il numero fu tale che io fui costretto a chiedere l'uso della Sala Bianca in Palazzo Pitti per poter contenere tutta questa folla di compratori che ci arrivava e pioveva da tutte le parti del mondo.